caffè, scarpe e buone note. Associazione a delinquere con Aldo Messineo, Enzo Stroscio. Senza caffè. Al solito, ormai, figurati, io non ne prendo più caffè. Sai perché? Perché abbiamo letto che... fa male nella terra e fa male anche nello spazio. Sì? Sì. Oh, in the space. In the space. Coffee in the space. Good morning. Hai visto l'ultima pubblicità che stanno facendo adesso del caffè? Non diciamo la marca, ovviamente. No, no. E hanno trovato un'astronave dove c'è dentro una macchina per il caffè e due astronauti che cercano sta macchina, questa astronave. Esatto. E dicono: Houston, abbiamo un problema. Houston, have a problem. No, perché poi anche San Pietro mente in questa cosa. Non so se hai visto. San Pietro, lei ha visto per caso? No. No, cioè, San Pietro che mente. E poi chiunque andrebbe all'estero senza la caffettiera, voglio dire. Guarda, tutto quello che abbiamo detto noi adesso. Dobbiamo tradurre. Translate, please. Perché per andare nello spazio? Perché mandare nello spazio? Perché lo mandiamo nello spazio? Go to space? Perché? Senti, ascolta. Cosa ti ricorda questa atmosfera? Che ancora deve durare, l'atmosfera tipica dei misteri, no? Ah. Siamo sugli X-File. E nel progetto X-File c'era anche la ricerca di quelle che sono le presenze extraterrestri, appunto, nel nostro pianeta. Ma quante cose sa il nostro Dr. Strascio? Allora, Dr. Strascio. Mi chiamo Vince McStross, lo sai? Vince, no? Mac Stross. Perché Mac McDonald's? No. McDonald, Mac Namara, Mac Messineo. Oh yeah, Mac Messineo. Presentiamo i nostri ospiti mentre ascoltavamo ancora questa musichetta che mi piaceva moltissimo. E cosa abbiamo noi? Abbiamo il generale Attilio Consolante che ci ospita ed è ci ospita perché parliamo del CUN Sicilia, Centro Ufologico Nazionale Sicilia, e quindi tu già hai capito che parliamo di UFO, United Flying UFO. Object. Oggetti non riconosciuti, come? Identification. No, sono tutti nazionali, no. Gli oggetti, ho detto United, non unidentified. United, sono appunto oggetti. Ma perché non la facciamo in dialetto? Non la puoi fare in dialetto. Non si può fare in dialetto. Che noi siamo Globus Radio Station. Sono oggetti che sembrano o meno arrivare da altri pianeti, però qualche oggetto magari è stato affibbiato a qualche nazione presente nella Terra. Noi abbiamo il nostro interprete Salvo Cantone. Buongiorno. E il nostro ospite per eccellenza che è Mr. Gary Esaltine. Buongiorno. Buongiorno, io sto rispondendo in italiano. Certo, bravo. L'abbiamo già educato abbastanza. Allora, prego. Presentiamo il nostro ospite, un ex ispettore di Scotland Yard che è stato per quasi 24 anni in servizio. E nasce a Scunthorpe, United Kingdom, e frequenta una scuola comprensiva, la Friedrich Goff Comprehensive School. E si è occupato per tanti anni, oltre alla sua indagine ispettiva ovviamente classica per quanto riguardava i delitti, si è occupato anche del nucleare. E se Salvo vuoi tradurre? During your job and were interested into nuclear? Yes. Sì. Sì, è sicuro. It's sure. Yeah, before, sure, sicuro. Before I joined the police? Prima che entrassi in polizia. I was in the military police. Lui era nella polizia militare, sì. And worked on two nuclear bases. E ha lavorato in due basi nucleari. I believe UFOs are interested in nuclear weapons. E lui crede che gli extraterrestri siano interessati alla nostra tecnologia nucleare. Anch'io sono, allora sono un extraterrestre, no? E anche Aldo Messineo. Io l'ho sempre detto, che tu non sei di questo mondo. Attilio, ieri abbiamo presentato il nostro ospite, Gary Esaltine, a una conferenza interessantissima. C'erano anche due club service, il Chimanessi Centro e il Lions Club Catania Farro Biscari, assieme a Globus Magazine e Globus Television. L'abbiamo presentato per farci sapere e comunicarci quello che succederà da qui a poco nel 2016, quando saranno svelati questi famosi codici
che poi ne parliamo tra un attimo. Vuoi dirci qualcosa? Sì, il caso enigmatico è quello di Rendlesham Forest, accaduto nel 1980, dove in una base... Natale dell'80, ma cioè, ne riparleremo. Anglo-americana di Woodbridge, luci colorate per due o tre notti e poi l'atterraggio di un oggetto solido che è stato toccato da una guardia. Quindi c'è stato un incontro ravvicinato. C'è stato un incontro ravvicinato e, ripeto, non tutte le informazioni sono chiare. Saranno rivelate definitivamente, così si spera, nel marzo del 2016. Del 2016, quando l'ultimo fascicolo verrà pubblicato, verrà dissecretato. Quindi vedi quanti anni sono passati dall'80? Sono passati, è facile fare il conto. Però le prime notizie, lo diremo dopo, sono nate tre anni dopo l'80, quindi nell'83 sì, sono cominciato esatto, a uscire fuori, esatto, perché c'era esatto. Il segreto militare. Esatto. In quanto questa Rendlesham Forest incide proprio a cavallo di due basi militari, sì, di cui sì, una sì. È governata dagli americani. Dagli americani, certamente. E quello che si è verificato in Inghilterra, si è verificato anche in altre nazioni, negli Stati Uniti più di una volta, in Russia e in altri paesi. Quindi è un pattern che tutto sommato si ripete con costanza cronometrica quando si tratta di basi nucleari o di alloggiamenti di ordigni nucleari. Tre notizie sul nostro ospite. Nel 2002 lui fonda il PRUFOS, che è il Police Reporting UFO Sighting, è un grande database in uso a Scotland Yard. Poi fonda anche la UFO Truth Magazine, che è un giornale telematico, e nel 2010 riceve anche un premio, il Disclosure Award by Steve Bassett Group, davanti a alcuni membri del congresso americano, ed è stato premiato al The Washington Press Club, era la location. Quindi abbiamo una personalità di una certa importanza qui, caro Salvo. We have a very important person, a VIP. No. Allora, noi oggi, caro Aldo, sì. Ho visto che sei un po' ammosciato, hai paura? No, perché paura, sì, a parte le argomentazioni sono molto delicate, io sapete come sono, io sono quello che interviene poi spesso a sproposito, perciò vorrei evitare questo almeno per la prima mezz'ora, poi appena nascerà Gary Esaltine, my friend. Mm-hmm. Poi dopo, after when you will become more confidential with him, okay, then he will speak. Okay. I am no doctor, Meg Strosch. Okay. I am a friend. From planet Messineo. Uh-huh. Tu vieni dal pianeta Messineo. Sì, no? sì, io mi sono messo per conto mio. Sì, sì. Allora, è una trasmissione allegra la nostra, this is fun. Di solito, trasmission. Funny trasmission. Prima di passare all'evento per cui noi siamo qua, un evento che affascina per come si è svolto, perché noi abbiamo sempre pensato a questi incontri ravvicinati, no? Però ci siamo sempre visti nei film, ma questa volta pare che questi incontri siano stati abbastanza reali e questa famosa astronave sia esistita, almeno nell'immaginifico delle persone che sono state parecchie a vederlo. Dunque, di cosa stai parlando? Sempre dell'avvistamento, sì. He said that it's a very important fact what he reported in 1980. Yes, sì, perché c'è il contatto. Yes. Yeah, because there was the contact. Because as long as the human see in the movies. Vediamo che cosa è successo con it's a sort of limited. Ecco, yes. La stiamo vedendo. Interpretation. Yeah. But when, la stiamo vedendo. When you have the contact is different. Hollywood makes entertainment. Yeah. Gary. Eccolo lì. Deputy Base Commander, Lieutenant sì. Colonel Holt. Quella è la zona incriminata. This is a TV reproduction of what he saw. Mm-hmm.
E questa era una piccola, diciamo, clip che raffigurava a livello proprio videofilm quello che poteva essere successo o che è successo la notte di Natale, perché era notte di Natale. Yeah, he said that this is a sort of reproduction of what you see, what you have seen in that night. Yes, what's important about Rendlesham is that it occurred over three successive nights. Allora, il problema è che c'è stata una sequenza in tre notti. Sì, infatti spieghiamo adesso cosa è successo. Allora, siamo a cavallo di Natale, tra il notte di Natale 26 e 28 dicembre dell'80. Esatto. E alcune luci multicolori, diciamo, gialla, bianca con la scena rossa. Vengono identificate nella foresta di Rendlesham, a sud dell'Inghilterra, proprio poco fuori di queste basi della Royal Air Force di Woodbridge. Una di queste basi sdoppiate è utilizzata dall'Air Force statunitense, di USA, statunitense, e la foresta, questa foresta di Rendlesham, si trova proprio all'interno di queste due basi. Esatto. Una di queste due basi aveva una big tower, una torre altissima, per cui vedeva tutta la zona, ovviamente, come controllo. Certo. E quindi aveva sicuramente visto queste luci. E questa sequenza, che poi sfociò nell'incontro ravvicinato, avvenne proprio per tre giorni, per tre notti consecutive. Vabbè, questo l'ha detto, lo sa. Quindi. Fin quando queste persone cosa notano? Notano una, se abbiamo anche delle immagini, sì. C'è un'immagine in cui si vede il disegno fatto di questa forma triangolare. Le commentiamo le immagini, così è più facile commentarle. Se la regia ce le può mandare, le andiamo a commentare. Allora, vediamo, ecco qua, questo è il giornale che dava inizio alla storia, è un giornale diciamo di tutto rispetto, diceva UFO Lens in Suffolk, perché esatto. Incide nella contea di Suffolk. Questo è il documento del colonnello Charles Holt, di cui parleremo tra poco. Andiamo avanti. Ecco, questo è Gary nelle due basi, una tedesca e una inglese della RAF, no? E questa è la zona, aspettiamo un attimo prima di togliere questa immagine. Questa è la zona incriminata, lì si vede lontanissimo un faro. Esatto. Questo faro che è stato anche citato più volte nelle ricostruzioni, che poteva essere una luce ricurva del faro, ma cosa che non esiste, ovviamente, perché le tre notti erano abbastanza chiare, c'era certo. Abbastanza visibilità, non c'era nebbia, non c'era ghiaccio, non c'era neve, quindi vuoi tradurle mentre... Yeah, he said that during the three nights the weather was very clear, the sky was very clear, there was no fog. No, it was just cold. Ritorniamo all'immagine precedente, e quindi si vede come tutto piatto, quindi la foresta, che è quella verde. Ci dovrebbe essere qualche altra immagine successiva, magari, che se, no, questo è l'oggetto. Arriviamo un attimo alla foresta, eccola qua, la foresta, quindi incide in modo piatto, yeah. Diciamo tra le due basi, ovviamente. Una di queste basi, dopo si è scoperto che era nucleare, quindi una base americana, soprattutto nucleare, per cui, come Attilio ci ha sempre detto, gli UFO preferiscono le basi nucleari, no? Cosa ne pensi? Sì, sì, ripeto, faccio una comparazione con quanto successo da altre parti. Insomma, le basi nucleari sono state sempre oggetto di... avvistamento, sorveglianza da parte di qualcuno. Vediamo un'altra immagine, appena la regia ce la manda. Ecco qua, questo è il campo. Andiamo avanti. Ecco, fermiamoci un attimino. In questo campo incidono due caseggiati, due complessi edilizi. Sì, praticamente. E proprio lì gli uomini si sono avvicinati per vedere l'avvistamento. He said that in the field there were two buildings. There was a farmhouse. Yeah. One farmhouse. And
that's where the people saw the UFO. The on the third night, durante la terza notte, Lieutenant Colonel Holt. Pardon? Lieutenant Colonel Holt. Charles Holt. Led a small team of men. Allora, il colonnello Holt guidava un piccolo gruppo di uomini. To the edge of the farmer's field. Fino al limite del campo. And for the first time they saw UFO clearly. Dove hanno visto per la prima volta l'astronave, appunto. Colonel Holt described it as being the size of a car. Pardon? Size of a car. Ah, yeah. Dunque, la forma dell'astronave, diciamo le dimensioni, tipo una macchina. Red in color and hovering just off the ground. Yeah, con luci rosse e, diciamo, poggiata per terra. It was casting a glow onto the farmhouse windows. Yeah, questa astronave emetteva una specie di fascio di luce visibile da tutti. It made the farmhouse look like it was on fire. E praticamente ha illuminato questa fattoria che c'era nelle vicinanze come se prendesse fuoco, diciamo. Then a very strange thing happened. E allora è successo qualcosa di veramente strano. The red object silently divided into five UFOs. Allora, l'oggetto rosso, in questo caso l'astronave, si divide in cinque parti, in cinque piccole astronavi. And then a few moments later, each one disappeared in front of the soldiers. E meno di un minuto dopo ognuna di queste cinque astronavi sparirono dalla visione. The men then saw many more UFOs in the sky. E gli uomini videro molti movimenti nel cielo. One of them approached at high speed. E uno di essi era attraversò il campo ad altissima velocità. And stopped above their heads. E si è fermato sulle loro teste. And then shone a laser beam down at their feet. E emise una specie di fascio laser sul pavimento, diciamo, sul terreno. For about 20 seconds. Per circa 20 secondi. Colonel Holt, Charles Holt, thought, is this communication or is this a threat? Allora, il colonnello Holt rimase allibito, rimase basito. This is just one of many strange things that happened in the forest over those 3 days. Allora, questa è solo una delle tante cose che sono accadute durante quelle tre notti. Questa è tutta la storia di quello che sono state gli eventi di quelle tre notti natalizie. Sicuramente affascinanti. Qualcuno ha detto che c'era anche Babbo Natale che arrivava con la sua astronave. Somebody say that there was Santa Claus coming. Merry Christmas. Santa Claus coming with a starship. Ci sono state tante versioni che dicevano. Many versions, many interpretations. Dicevano che c'era la luce del faro che dava questi segni, oppure che era addirittura una camionetta particolare, nuovo modello, un prototipo. Dillo. C'è sempre. Can I say one more thing? Yeah. At one point, a UFO shone a laser beam down into the nuclear bunkers. Allora, una delle astronavi ha emesso un fascio di luce laser giù sul pavimento, attraverso il terreno, diciamo, e giù verso il deposito di nucleare, non si sa se di armi o di energia. Non si sa. This has been confirmed by Colonel Charles Holt himself. E questo è stato confermato direttamente dal colonnello Charles Holt. Mm. Noi abbiamo anche la possibilità, se la GE ci può mandare, l'audio che della comunicazione che fece Holt mentre parlava con la base, perché era tutta incredula e poi fu tutto segretato per ovvi motivi di segretezza, perché eravamo in un periodo ben particolare.
And now he is going to broadcast the audio. Eccolo lì. Questo è quello che Holt diceva al yes. Of what Mr. of what Colonel Holt said to the. Infatti è una cosa strana. Yes, this is an extract from a tape that he made during the live event. Yeah. Allora questa è diciamo una delle tracce dell'evento, una delle tracce audio dell'evento. E questo è l'evento che vediamo un attimino in queste immagini, ma torniamo un attimino alle foto. E questo oggetto che fu toccato e fu anche visto, e si diceva che aveva una superficie abbastanza trasparente, glabra. They say that somebody touched the starship and it seems to have a sort of a transparent surface. Yes, on the first night a Sergeant Peniston touched a triangular UFO on the ground and it felt like glass and there were lights coming questa inside. Questa è l'immagine che Pennington fa vedere appunto. Esatto. E vedete appunto questa immagine triangolare, proprio una forma aerodinamica che era 3 meters by 3 meters. 3 metri per 3 metri. 3 metri per 3. E che aveva questa forma quasi trasparente e se vediamo l'immagine precedente c'era una strana scritta, hanno identificato questi segni stranissimi proprio sulla parte esterna dell'astronave. Esatto, sì. Touching the starship, they felt something like glass. Yes, it felt like glass. Yeah. There were lights coming from inside. Yeah. No engines, no motors. Allora, non c'erano motori, non c'erano rumori, c'era solo questa luce proveniente all'interno dell'astronave attraverso la superficie trasparente. And for my friend, it was not Santa's sleigh. Huh? Io mi basta aver capito che sono amico suo. Esatto. Definitely not Santa. Che? No, non ti preoccupare. No, in questa astronave si vedono delle immagini sì. di pseudo, diciamo, astronauti. E una di queste era quella di Aldo Messineo. Si era esatto. intravisto. Esatto. Sì, sì, è vero. He looks like a sort of alien. No, he looks like Santa yeah. to me. Yeah. Somiglio? Sì, somiglia a un alieno. E di questo caso, caro Attilio, ieri ne abbiamo parlato in questa bellissima manifestazione pienissima, c'è la sala molto piena e molto interessata a questo che era il segreto della Rendlesham Forest. Questo segreto, ripetiamo un attimino, avrà una sua valenza, infatti lo riprenderemo nel marzo del 2016. Cosa succederà? E l'ultimo fascicolo che riguarda questo caso sarà reso pubblico, così ha il MOD, Ministero of Defense, ha assicurato. Staremo a vedere, aspettiamo, perché ci sono anche altri fascicoli che riguardano altri casi molto interessanti, ancora segretati. Allora, il periodo dell'80 era un periodo molto pericoloso per la sicurezza di ogni regione, di ogni nazione. He said that during the 80s there was sort of a continuous alert because it's considered a very dangerous period. C'era la Russia che because Russia against the USA in some the significance of this case. Il significato di questo caso is that at the time it occurred. Is there at the time it occurred? Yeah. Cioè il periodo in cui si è svolto. Hundreds of thousands of Soviet troops. Durante la sorveglianza delle truppe sovietiche. Were massing on the borders of Poland. Quando le truppe sovietiche si erano avvicinate, diciamo in modo pericoloso, al confine polacco. Because of the rise of the Polish shipyard workers under Lech Wałęsa. Perché appunto c'era Lech Wałęsa che diciamo che iniziò il movimento si avvicinava verso contro l'Europa si avvicinava verso l'Europa sì verso I was told by a very senior American officer
Lui è stato informato da un importante ufficiale americano. That there were more nuclear weapons at Bentwaters and Woodbridge. E che c'erano molte armi nucleari nella zona. Than anywhere else in Europe. Che ovunque altro posto in Europa, in qualunque altro posto. Cioè, c'erano più armi nucleari lì che ovunque nel resto dell'Europa. And if that was true, e, diciamo, il fatto era vero, it broke all the armament agreements between the USA and the United Kingdom. E questo ruppe tutti gli accordi sugli armamenti fra gli americani e i russi. I believe. Lui crede. That UFOs at a time of world crisis. E lui crede che la forza americana nel momento della crisi. Went to that base. E andò nella base appunto di dov'è? Questa base è Woodbridge. Sì. Because the illegal nuclear weapons stored there. Perché no, avevano diciamo sistemato delle armi non dichiarate, quindi non legali. Were a threat to world peace. Pardon? Were a threat to world peace and stability. E diciamo che era una minaccia per la stabilità della pace del mondo. Infatti in quel periodo ci furono tanti incontri, tante visite dell'esercito americano proprio in questa base. Infatti, ed è molto strano che veniva proprio in quel periodo. In that period it's strange that there were a lot of visits from the American officers. Yes, given that it was Christmas. E per giunta nel periodo di Natale, the most senior American officer in Europe, cioè la maggior parte degli americani degli ufficiali americani in Europa, flew to that base, volarono verso quella base, cioè atterrarono in quella base, over the Christmas period, cioè nel periodo natalizio, quindi molto molto strano per portavano i doni per i regali, appunto. To collect some materials believed to be photographs and film of the UFO. Per riprendere, per fotografare, per collezionare, diciamo, molte immagini sull'UFO. It's an extraordinary case. And dopodiché? Extraordinary, very amazing. Qualcosa case. Di straordinario, diciamo. Quindi c'è stato un grandissimo movimento di mezzi militari per andare a fare un'analisi sul territorio. Esatto. C'è una foto, adesso andiamo quasi alla conclusione, c'è una foto dove si vede proprio con il rilevatore Geiger l'impronta dell'astronave e una foto dove c'è una limitazione triangolare proprio della foresta, è molto chiara la foto, si vede subito che c'è un'impronta che è misurata, eccola lì, la vediamo adesso, the landing site photos. Yeah. La vediamo lì, che misurata col Geiger dava un'altissima sensibilità allo strumento. In the spot where the UFO landed. Three indentations. Yeah, the Geiger machine. Yeah, when the Geiger counter was placed into each of the indentations. Quando il contatore Geiger fu posizionato sul punto, the Geiger counter spiked. Diciamo che l'indicatore andò fuori limite. And it was later confirmed. E diciamo che la conferma c'è stata. That the background radiation was 7 to 8 times higher in those indentations. E praticamente le radiazioni erano 7-8 volte fuori limite dalla. Proving that something very strange occurred there. Quindi tutto molto strano. Il caso di Rendlesham Forest è uno dei casi che ci interessa molto da vicino perché è proprio un caso europeo, non è un caso di avvistamento in Africa o né in America o in Giappone, è un altro caso. Questo caso, segretatissimo proprio all'inizio, a poco cominciò a svilupparsi con delle lettere, con dei riconoscimenti. Dopo 3 anni ci furono le prime confidenze, però tutto il personale
lo sto spiegando. Lui lo sa perfettamente, okay. Tutto perché l'ha detto lui. Okay. Tutto il personale poi fu abilitato, diciamo, e distribuito in tutte le altre basi, per cui fu disperso. Parecchi sono vivi e parecchi non esistono più. Quindi, ok, he said what you said before, that the importance of the case, of this case, and many people after 3 years wrote about the fact, and many of them are dead, and some of them are alive. I think all the witnesses are actually all alive. Lui pensa invece che tutti i testimoni siano ancora vivi. But many witnesses are reluctant to come forward. Sì, molti testimoni comunque hanno avuto, diciamo, ordine di non parlare. Certo. Because of the ridicule factor by the media. Perché appunto per evitare la ridicolizzazione dell'episodio attraverso i media. Ma noi aspetteremo il marzo 2016 e avremo un altro incontro con Gary Esseltine. He said that he will wait for March to 2016, where when they will release. It's believed that the Ministry of Defense are still holding some documents about this case. E dunque loro credono che il ministero della difesa inglese manterrà in ogni caso qualche documentazione ancora segretata. Ne sapremo qualcosa di più. Sì. E noi salutiamo Gary, salutiamo anche Attilio, salutiamo anche te, caro. Bye. Salvo. E Aldo è rimasto di sasso perché voleva entrare in tutti gli effetti. No, vabbè, ma ci sono delle argomentazioni dove si può anche ridere, scherzare sopra, invece altro bisogna stare in silenzio, ascoltare e apprendere. E noi he say that there are some situation subjects, some subjects in which he will introduce himself laughing, let's say, and something where when he got to listen to it. Because of the seriousness of the argument. Thank you for listening. Grazie per aver ascoltato. Dr. Social, always speak, always. E noi salutiamo tutti i nostri ospiti, siamo su Globus Television, Globus Radio Station, e la prima parte di Caffè, Scarpe e Buonanotte, e salutiamo Gary con Dancing Out in the Space di David Bowie. Vai. E allora, che avete fatto in questo frangente? Che avete fatto? Frangimenti. Siamo in onda? Sì, siamo in onda. Hai presentato gli ospiti? No. Andare a Sardaria? No, perché li vuoi presentare tu? Assolutamente sì. E allora vai. Siamo ritornati qua, siamo venuti, non abbiamo ancora, almeno io, la testa un po' tra le nuvole. Sì, mi sento un poco spaziale. Sapete perché, cari nostri amici ospiti? Perché lui si era immedesimato nel famoso UFO Object, cioè l'oggetto bello, alto, bionico, siciliano, fantastico, tutte quelle cose belle che possono essere. Bellissimo. Perché voleva fare un film anche lui sugli extraterrestri. Sì? Sì, no? Beh, io lavorando con te, che contatti ho? Non ho bisogno di altri contatti. Questo è un contatto epitaliale del quindicesimo tipo. È di un certo tipo. che tipo è questo? Presentiamo gli ospiti, dai. E allora, Marco Bertoni. Buongiorno a tutti. E poi, signori, la classe, la bellezza, l'intelligenza. Vabbè, può bastare, dai. Può bastare. Siamo nell'era del ruffianesimo. Ma totale. Il mio mito, e lei lo sa, perché io gli ho trovato compagnia. Quanto? 10 anni sono stato accanto alla tua scrivania. Dietro di me, per la precisione. Da buon Angioletto Custode. Ti ho avuto sempre alle spalle, con i tuoi calendari, per diversi anni. Signori, Flaminia Belfiore. Buongiorno. Buongiorno, Flaminia. Buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori, perché ormai appunto... Certo, siamo anche in televisione. Vuoi presentare tu, Flaminia? Io adesso faccio come la prima parte, rimango basito. In silenzio ad ascoltare.
Flaminia e Marco. Lui voleva parlare siciliano con gli UFO. Sì. Senza sapere che gli UFO parlano tutte le lingue del mondo. Ma ricorda che i siciliani siamo immigrati in tutti i posti, niente di difficile che per esempio su Marte arrivi in mare e chi si dice. Voglio dire. Ci saranno anche quelli che vendono il couscous. Ah, no? Voglio couscous, quello più marocchino di tutti i posti. Ecco, vedi, sì, certo. Quelli che puliscono una navicella spaziale. La Sicilia si è sempre detto che è al centro del mondo, no? Ma è al centro del mondo o dell'universo? Domanda. A chi? A te. Ma con tante persone che hai, proprio. Regia! Aspetta Marco, Flaminia Belfiore, che è una giornalista, è una ottima presentatrice. È una donna. La presentatrice è una donna di spettacolo perché conosce tutto di tutti. Può essere presente in 25 microsecondi prima di ogni spettacolo e ti può risollevare lo spettacolo perché lei è nel suo DNA. Si parla di tutto. Ma davvero? Ma allora perché così, lavoro così poco? A questo punto ecco, chiedo. Questo ce lo facciamo dire da Marco. Ecco, Marco, guarda, questa bella risposta. No. Andrea, rispondi tu adesso. Ma questa è una domandona, non è... Anche perché adesso, come saprete, ho molto tempo libero da impiegare. Nota dolente. No, vabbè, una bellissima trasmissione. Ma non parliamo sul di tempo me. Libero. Non parliamo di me. No, dobbiamo parlare di te, perché tu... Dividiamo in due parti, una parte per Flaminia, una parte per... Come dice, caschi a fagiolo. Fagiolo. Perché caschi a fagiolo? Perché Marco adesso sì, con oggi chiudiamo il trittico, hai visto là c'è l'astronave a tre lati, qui c'è il trittico. Lui sa tutto lui, capisci? Poi lui se li dice in mente e poi mi coinvolge, io resto così. Devi trovare una battuta sul trittico. Devi sapere che lui mi dice, non mi devi dire niente, io sarò estemporaneo. Tutto la giornata, però poi sta male. Mi voglio ripetere, io a parte oggi che bene o male, Marco lo vedo già da tre volte, pensa. Io dico sempre ai nostri ospiti che ci saluteremo da qua dopo tre quarti d'ora, mezz'ora, sicuramente un po' più amici. E credimi, come si chiama Giacomo? Un colonnello, l'ascolto la Yard, la famiglia. Gary Seltine ha detto, hello my friend. Cioè, a conferma che anche con lui è nato questo feeling. Sì, che... perché ti ha visto molto astronauta. Molto astronauta. Infatti, quando si riferiva a me, dice, my friend... Smashing Pumpkins ti ha visto, sai, quel personaggio strano che va sulle stelle, che naviga con questi cavalli astronavi. Io sono spesso sulle stelle, ma secondo me figura senza astronauta. Quindi alla fine ci saluteremo in modo speciale, Aldo. Assolutamente sì. Se la regia è pronta, dovremmo vedere una locandina. Ecco perché Marco chiude il trittico oggi, no? Questa locandina, allora Marco, diciamo che sia quella definitiva o ci saranno altre 150 persone? È vero, ne cambiate diverse, ho notato. No, diciamo che questa è quella definitiva, se si è cambiato qualcosa, perché anche pubblicamente ho sbagliato il nome di qualche artista e ne chiedo scusa. Sì, sì, infatti gli artisti lo aspettano al banco, come si suol dire, perché le la fanno pagare caro. Io invece una cosa voglio... Vogliamo parlare di questa locandina, di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di un... Sono Flaminia. Di una serata... Evento spettacolare, un Golden Gala. Ma diciamo pian piano è diventato un Golden Gala, come dici te. Il 30 novembre abbiamo voluto questa serata al Teatro Città della Notte alle ore 20:30 con tantissimi amici per una causa che è quella della non violenza sulle donne, dove la giornata internazionale si svolge il 25 novembre. E appena telefonata agli amici... mi hanno detto subito sì, questa cosa mi ha e lui emozionato. Ha detto sì, tu sì, questo è il problema, ha detto sì Aldo Missineo. Salvo La Rosa, sinceramente con tutti gli impegni, perché 28 e 29 dall'altra parte noto della Sicilia, l'uno è a diciamo Roma, per gli ascoltatori, il presentatore. Allora, perché ho voluto il presentatore e la presentatrice. E Flaminia che è qua, che ho ringraziato anche telefonicamente, la ringrazio pubblicamente per essere presente quella sera, perché è una testimonianza per me forte quella di Flaminia, perché a prescindere che è una delle donne
più conosciute nel mondo della televisione, dello spettacolo in Sicilia. Io ho avuto l'onore di fare una serata con lei nel lontano 2004 ed è stata una bella serata. Lontano, alla sicilianità che ancora oggi lo spero faccio, di portare il mio contributo, Marco. Ma la serata è ricchissima perché devo dire che appunto fra gli ospiti ci sono tante donne, perché appunto è dedicato alle donne questo evento. Ma li vogliamo rivedere, la locandina, certo, perché allora, ci puoi aiutare anche tu. Ce la facciamo a dirle tutti? Allora, io una cosa ci tengo a dire, e si deve subito dire, che tutti gli artisti, tutti gli amici che vedete che ci hanno messo, diciamo, la faccia nella locandina e metteranno il contributo artistico e professionale quella sera, sono a titolo gratuito. Ah, io sì? Avevo sì, previsto, si dice sempre così. Si dice sempre io, così. No, io avevo previsto, vi dico anche la verità, Malta, lo dico in radio così. Perché ed è giusto dire le cose vere. Lo insegna Fiorello dice le cose che succedono, anche quello che non vede la televisione lo racconta. Avevo previsto un diciamo tra virgolette un gettone per Savolarosa, perché quella sera è l'unico, diciamo, che bene o male lavora e mi deve dirigere la serata. Salvo mi ha chiamato ieri e ha voluto donare il suo gettone? Il gettone a una famiglia, una donna con i propri figli che l'associazione sta aiutando proprio in questi giorni, e metteremo in contatto poi la signora con Salvo. Aldo, per farli conoscere. Ogni speranza di avere questo gettone, mannaggia. Vabbè, ma è molto bello esserci. Bellissimo gesto, è anche infatti bello devolvere spesso. Siccome avremo un ospite dello spettacolo che sarà giorno 30, ora diciamo in modo chiaro così, e anzi avremo due ospiti in collegamento telefonico. Una è Vital Beandrea, che adesso sta facendo le prove con lo spettacolo, con un altro ospite che è Enrico Guarneri, e poi avremo tra poco avremo anche un grandissimo testimonial della musica internazionale, che è Tullio d'Episcopo. Grande. Però ce la facciamo a dire in pochissimi minuti tutti gli ospiti che ci saranno, e quando sarà e dove sarà? Allora, siamo a Città della Notte, lunedì 30 novembre alle ore 20:30, presenta la serata Salvo La Rosa e Elisa Lisitano. Con noi ci saranno ospiti quella sera, testimonial di quella sera, Lucia Sardo, Giovanna Criscuolo, Flaminia Belfiore, Vital Beandrea, Greta allora Bertone. Tu non sei Greta Bertone o Greta Aldo Messineo, Anna Maria Spina, Liliana Nigro, Emanuele Ansel Pavano. E poi ci sono ospiti, un ragazzo che... Aspetta, continuiamo ancora. Francesco Conte, che sto spiegando, che non è un ragazzo siciliano, ma è un ragazzo che a livello nazionale ha avuto un successo in un format di Canale 5. Le Malmaritate, che brave. Un gruppo spettacolare siciliano tutto che accompagna di donne. Carmen Consoli. E poi? Gruppo di ragazze, di modelle catanesi, che ha voluto fare un video di appena 58 secondi di testimonianza sulla non violenza delle donne, capitanata da Elisabetta Cannuli. E poi la grande partecipazione di Enrico Guarneri, a chiudere la serata, perché già la scaletta è stata un ospite internazionale, Marcello Giordani, che è reduce proprio in questi giorni dal Metro Square Garden di New York, dove ha fatto un grandissimo concerto lirico. Tutto in una sola serata, tutto questo. Tutto in una sola serata, non è una dico tre che abbiamo succinto in Città in della due, notte. In due ore tu pensa che gli che... l'abbiamo detto ad Augusta? Sì, sì, siamo a Augusta, siamo territorio di Melilli, ma il teatro. Come si raggiunge? Come si raggiunge? Sulla Siracusa Catania, uscita Augusta, direzione Villasmondo. 15 minuti da Catania. Sì, si arriva in un attimo con l'autostrada. Voglio dire una cosa. Prima di questa cosa qua, tu hai detto tutto in una notte, no? All night long è una delle espressioni più belle di Lionel Rich e di tanti altri, per dire che tutto avverrà in una bellissima serata. E sarà una bellissima serata, anche se la scaletta potrebbe sembrare abbastanza complessa, no? Sì. Questo è un problema che per chi presenta... ma per fortuna c'è Salvo. Ecco, visto subito. Per fortuna c'è Salvo. Che sta già frequentando la parrocchia di Pistorè mi sta per poter pregare che tutto vada bene.
bene. Mentre prima l'astronave in Suffolk ha avuto bisogno di 3 giorni per farsi riconoscere. 3 avvistamenti, 3 luci, eccetera. Triangolo, tre notti. Non l'avevo neanche considerato. Non l'avevo considerato. In questo triangolo musicale, invece, c'è tanta di quella roba, perché lo spirito principale è essere testimonial di questo evento, che è un evento internazionale, California. Legato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vogliamo parlarne di questo? Vogliamo parlarne, sì. Dobbiamo metterci la faccia seria, però, ovviamente. Dobbiamo metterci la faccia. E Aldo sta zitto. No, per carità. Io credo che siamo tutti coinvolti, uomini e donne. Forse gli uomini prima ancora, perché è molto bello quando questi inviti a riflettere sulla violenza di genere, come poi viene chiamato, vengono proprio dagli uomini, perché alla fine noi donne possiamo fare poco, o meglio, potremmo fare di più, perché poi in realtà il problema, come mi piace sempre ricordare, è culturale prima ancora che tecnico o giuridico o di forze dell'ordine o di controlli o appunto di leggi. Sì, c'è quella ottima legge sullo stalking che è stata anche appunto implementata, no? Facendo diventare ancora più serie, più rigorose, più severe le condanne. Ma secondo voi, e questo lo chiedo proprio agli uomini qui presenti, siamo preparati tutti? Ma no, non siete sicuramente potenziali violentatori né potenziali assassini. No, eppure, no, Aldo avrà una parte importante come serial killer in prossimo film. Ma quello è la fiction. E che purtroppo... è la fiction? È una fiction? Fiction? Reality? O reality? Quello che è. Ma ecco, no, ma veramente volevo dire questo appunto. Quando un uomo è disposto ad uccidere per il suo orgoglio, per il suo amor proprio, perché si sente ferito, perché appunto la sua donna, quella che lui considerava sua, come un oggetto, lo vuole lasciare, credete che lo fermi l'inasprimento di una legge, l'idea che si farà 5 o 10 anni in più di carcere o meno? La domanda necessita di una riflessione, e questa riflessione la facciamo dopo che ascoltiamo il brano cambiato per l'ennesima volta. Ah no, Pressure Off di Duran Duran. Eccolo lì. Everybody Everywhere. Everybody. Questo è l'ultimo successo dei Duran Duran, un altro astronauta. Tu sai chi era Duran Duran, no? Duran Duran, Simon Le Bon, no? No, Simon Le Bon, Duran Duran era nei fumetti fantascientifici. No, Duran Duran era l'uomo di Barbarella. Cioè, io sai quante cose so che lui non sa e potrei metterlo in difficoltà. Però lui gli piace sta cosa. Non quando, la sapevo neanche quando io. Quando sa qualcosa. Grazie, Tonia, tu se l'ho detto. Avrei detto la come te, Simon Le Bon. Simon Le Bon, bravo. No. Dobbiamo pensare Avete al maschilicidio. Avete pensato alla risposta? Al maschilicidio sto pensando, quando sono con Enzo Sproscia. Altro che, difatti, come dicevi bene tu, è una questione di cultura. È una questione ecco, di... perché io appunto vi ho fatto questa domanda. Anche non nei, credo film, che... nei film di mafia, cioè chi gioisce di quei film, chi li sente suoi, chi magari è in bocuda, così, oppure chi soffre di questo, di un certo tipo di televisione anche, volendo, che poi trasmette. E anche... il fatto la donna va rispettato l'essere umano. Oggi non si rispetta indipendentemente al sesso, va rispettato. Quindi bisogna essere maturi per essere compagno, marito e padre. Vi faccio un esempio. C'è quella trasmissione che peraltro è ottima e ha fatto riflettere moltissimo, perché ha raccontato tante storie di femminicidi. Amore criminale va in onda su Rai 3. Il titolo è di per sé già sbagliato. Sbagliatissimo, certo. Metti l'amore perché e il crimine. Non lo puoi chiamare amore. Se lo chiami amore, già parti col piede sbagliato. Perché certo. In qualche modo giustifichi, dai un alibi certo. Agli assassini. Giusto. Perché stai dicendo che in fondo agiscono per troppo amore. Bravo. No, non è amore. Quello è il contrario dell'amore. Ecco perché dico, puoi mettere tutte le leggi che vuoi, ma è un problema culturale. E poi alla fine gira e rigira. Sta sempre a noi donne, cioè le donne, le madri dovrebbero educare i figli maschi al rispetto dell'altro sesso. Nella coniugazione della parola amore ci sono tanti anacoluti. C'è la parola amore dolce, c'è l'amore amaro, c'è la forma dell'amore violento, c'è l'amore invece mistificato, nascosto.
in tutte queste salse si sono fatte tante poesie, tanti film, tanti racconti, tanti sceneggiati. La parola amore è al centro dell'universo, perché amore vuol dire energia. Questo sono d'accordo, ma l'amore violento però è un po' un ossimoro. In America fanno un format che si chiama Criminal Evil, cioè tra virgolette hanno scritto amore al contrario. Ah, invece di love. Dando proprio invece questo significato. Sì. Che, per far capire che è proprio il contrario. Sono d'accordo. L'hai spiegato bene, così Aldo ha capito. Perché quando c'è il criminal mind... sono le menti criminali, non c'entra né amore né ecco niente. È un uomo che uccide la donna che lo vuole lasciare, è un criminale, non basta. Agisce per un raptus, beh, non no. È troppo geloso e allora è troppo amore, è questo, è basta, è nient'altro, è un criminale, un assassino, cioè, perché per esempio la paura di perdere l'amore, no? E non è pazzo, nel senso, non è pazzo. Ne perdere l'amore perché tu ci lasciamo, cioè, però così uccidendo tu già metti un muro. Su, quell'amore non ce l'avrai più in ogni caso, anche se si potrebbe anche uno riprendere. Ma infatti per un questo, momento, esatto, capisci? Hai detto bene, se la uccidi, quindi se comunque vuol dire che in realtà non volevi continuare. Cioè, esatto. È tutto un problema dentro la mentalità maschile, cioè ti senti niente, ti senti nulla, ti senti dimezzato, ti senti un uomo a metà, ti senti perché la donna, o comunque la figlia, la sorella, insomma, la donna sulla quale tu vorresti esercitare un potere assoluto, invece se ne libera, se ne vuole liberare, vuol dire... giustamente la sua vita, e questo è il problema. In realtà non è amore, non c'entra nulla, non c'entra niente, appunto. Secondo me siamo in un periodo proprio che dobbiamo donare amore in tutto e per tutto a 360 gradi. Io mi ha portato a essere vicino a questa associazione e a organizzare questa serata, perché sono stato io un promotore andare a cercare l'associazione e lavorarci da mesi. Perché per una cosa personale mia, io da un anno e mezzo mi sono separato. E vi dico una cosa, io ho cominciato ad amare, a volere più bene mia moglie dal momento che ci siamo separati, perché quando un amore finisce non si può costruire con il pensiero, si costruisce con il cuore. E quando l'amore finisce dentro il cuore... ed è giusto attivare questa cosa, quella di prendere bagaglio degli anni che sei stato insieme, le cose positive, i due figli che abbiamo, e donare ancora più amore per donarlo sia ai figli che a noi stessi. Io questo lo dico a tantissimi uomini, quello che è l'amore come inizia può finire. Bravo Marco, bella testimonianza. Sì. Testimonianza. Ma noi avremo un'altra testimonianza, l'abbiamo in diretta col nostro collegamento telefonico dal teatro di Ciodri a Lei, da dove si trova. E con noi Vitalba Andrea. Vita, ci sei? Certo, buongiorno a tutti, buongiorno, come state? Ciao tesoro, ciao Vitalba. Qui si parla di amore, amore per tutto, e quindi non potevamo non sentirti. Vedi, perché sai che sono una persona che ama, vero? Vero. Dove ti trovi? Allora, mi trovo in questo momento fuori, nel cortile del teatro di Aci Bonaccorsi, perché sto facendo appunto delle prove e sono uscita un attimo perché sapevo che ci dovevamo sentire, ed eccomi fuori, quindi scusate se ogni tanto c'è un cane fuori le quinte. Sei fuori, allora sei fuori Vitalba, sei fuori dalle quinte. Ciao Gioia, sono Aldo. Ciao Aldo, come stai? Bene. Sì, proprio lui. C'è, guarda, anche Flaminia Belfiore e Marco peggio. Bertoni. Ciao Flaminia, infatti ti ho salutato, bella. Ciao, sono miseria, perché mi dispiace per tutto quello che sta succedendo tantissimo. Vabbè, parliamo d'amore. Ho tanto tempo libero, per cui sono qui stamattina, altrimenti avrei dovuto declinare il gentile invito di Enzo e di Marco, appunto. Come no. Ma mi vabbè. Dispiace quindi... essere con voi, però col cuore ci sono. Ma ci vediamo presto a teatro e ci vediamo soprattutto a giorno 30 ad Augusta, sì, per questa serata di cui stiamo appunto parlando. Come no, senz'altro. Allora, che succede da te allora al teatro di Aci Bonaccorsi? Allora, lì stiamo facendo in questo momento le prove sia dell'Iolà sia del Natale in casa Cupiello con Enrico. E quindi facciamo, adesso siccome abbiamo già debuttato con l'Iolà a Caltagirone, abbiamo avuto 20 giorni di fermo, adesso faremo un paio di giorni di riprove dell'Iolà e il pomeriggio continuiamo a fare Natale in casa Cupiello, che debutta il giorno 3 dicembre.
È bellissimo Natale in Casa Cupiello ed è una delle piece più rappresentative del Regno delle Due Sicilie, perché c'è molto di Sicilia, c'è molto di Napoli. Tra l'altro noi avremo adesso un ospite che è napoletano per eccellenza, ma ha la mamma palermitana, quindi che è Tullio d'Episcopo. Quindi parleremo del Regno delle Due Sicilie a 360 gradi. Ma certo. La tua emozione nel recitare queste due opere? Ma intanto il fatto di recitare per me è un'emozione enorme, perché noi attori penso che viviamo per questo, è il nostro ossigeno. Senza lavorare, senza recitare, è come se non vivessimo. Quindi sono immensamente felice di lavorare, di fare questo lavoro, di fare l'Iolà, dove c'è Rosario Marcamato appunto che fa l'Iolà, e io faccio l'Azia Cruci, ed è un'esperienza meravigliosa, stupefacente, e sono contentissima di fare Natale in Casa Cupiello accanto ad Enrico, perché a parte il fatto che è un amico, a parte il fatto che ci conosciamo da forse prima che diventasse Litterio e che quindi siamo amici a prescindere, è una compagnia tutta di persone brave, per bene, mi trovo benissimo e sono veramente felice di fare queste due cose. Che ti devo dire? Sono felice. E questa tua felicità noi l'apprezzeremo il giorno 30 sera, Città della Notte ad Augusta, perché sarai sul palco a rappresentare un evento importante internazionale, come prima dicevamo, e questo evento è dedicato appunto all'associazione NESEA. Dillo, sì. Caro Marco. NESEA di Augusta, che è un'associazione contro la non violenza sulle donne e anche sui minori. Io ringrazio ufficialmente Vitalba Andrea e anche ufficialmente chiedo scusa, perché due volte abbiamo fatto la locandina e abbiamo sbagliato il suo nome. Ci sarà anche una terza volta, una quarta. Lo so che quando ci vediamo mi prenderà a posto. Anche perché Andrea è veramente un mio altro nome che io ho usato come cognome, no? Quindi siccome Andrea per molti è più nome che Vitalba, allora pensano che Andrea sia il nome e Vitalba è il cognome. Lo stesso problema ce l'abbiamo qui in trasmissione con Aldo Messineo. Sì, Messineo è il nome, Aldo è il cognome. Questo è un po' più, diciamo, tra virgolette, assurdo. Andrea è il nome, può essere cambiato per un nome anziché un cognome. Comunque, vabbè, sono sempre io comunque. Eppure lo sai che in quel teatro, a proposito del Regno delle Due Sicilie, io nella mia modesta carriera ci ho fatto Rinaldo in campo ed ero Don Rosario Castrovillari, voglio dire. Non so se lei capisce bellissimo. Questa parola. Non so se lei capisce questa parola, bellissimo. Va bene, Vita, noi ti salutiamo, puoi tornare alle tue prove. Ora Marco, la prossima volta ci metti Andrea. Vita, perché è la nostra madrina del Live Stay World. Voglio invitare il vostro nonché il nostro pubblico. Allora, noi saremo con l'Iolà il 27 a Scichi e il 28 a Belpasso. Quindi lo dico, così magari se qualcuno volesse venire a vederlo, certo. Sai che siamo internazionali, ci sentono anche dal Giappone. Se qualcuno vuol venire dal Giappone, facciamo dei voli charter. Poc'anzi abbiamo avuto un inglese, quindi del Sappho. Il 28 a Belpasso i catanesi possono venire. Senza dubbio. Il fatto è stupenda, è un paese meraviglioso. Ci vediamo giorno 30. Senz'altro. Ciao Vitalba, presto. Ciao a tutti. Ciao. La parola vita è di un significato enorme. Abbiamo parlato di amore, abbiamo parlato anche di vita. In questo cartello della non violenza sulle donne, è proprio la vita di ognuno di noi, non va toccata da nessuno. Dicevi che tu ti sei avvicinato a questa associazione NESEA, quindi sai quello che fanno, in che modo operano? Sì, assolutamente sì, sono un pool di professionisti fra avvocati, sociologi, tutte donne, e questo gli ho detto, dobbiamo riuscire anche a fare avvicinare gli uomini, perché dobbiamo essere noi uomini a dare il primo input della non violenza, di questo manifesto della non violenza sulle donne. Noi ne abbiamo molto bisogno di questa solidarietà, di questo appoggio, di questo sostegno maschile. Fai molto bene a dire quello che hai detto.
io lo faccio con semplicità. Qualcuno dice ma non ti emoziona, non lo so, io lo faccio con semplicità, lo faccio col cuore, e col cuore, caro Enzo, voglio dire, non l'ho detto nelle altre due inviti che sono stato qua in radio, ma voglio dedicare questa serata a una ragazza che dava tanto per lo spettacolo, l'ho vista tante volte lavorare, e purtroppo, ahimè, qualcuno gli ha tolto la felicità di vivere, che è Giordana Di Stefano, la ragazza di Nicolosi. Sì, la ricordiamo, è una cosa molto triste. Un saluto alla mamma Vera, che diciamo stanno lottando tanto per questa cosa. Ricordiamolo anche l'orario di inizio? L'orario di inizio è alle 20:30 al teatro, puntuali, con la speranza di iniziare presto. Sarà una bella serata, bella stretta su due orette, ma con un tanto bagaglio sia di testimonianze che artistico. E iniziamo per tempo, perché sennò andiamo a finire a dicembre, no? Siamo per tempo, salvo... Cara Flaminia, appena, saprà cucire giorno, e dare detto, ritmo. Enzo, appena visto la scaletta mi è venuto il... Dice, questo cos'è? Woodstock? Stiamo facendo... te l'ho detto, infatti, per questo scherzavo. Dico, non è una tre giorni, si fa tutto in una serata. Avrà molto da fare, Salvo, dovrà veramente lavorare. Marco gli ha detto, no, Salvo, tu tranquillo, rilassati, fai una cosa così molto leggera, non ti preoccupare. Per voi organizzatori è sempre semplice, la fate sempre facile. Una serata tra amici. E letteralmente cafuddate, no, come si può dire, ospiti. E Marco gli ha offerto un bel cannolo di ricotta. Poi stanno i conduttori poi mangiare, certo. Però vi devo le ossa dire, col sale. Vi devo dire, sai dov'è la parte difficile? Che quando si è messa in moto la macchina organizzativa, io sinceramente la prima persona, Flaminio, non è perché sei qua, ho chiamato te, e poi piano piano è iniziata questa macchina. Nel frattempo tantissimi amici, tantissimi artisti, visto che si sono uniti, quindi poi è difficile dire di no. Ho potuto dire ad amici di no. Ma di no, che saranno presenti quella sera in platea. L'importante di poi, artisti insomma, anche a livello nazionale, perché purtroppo più la serata era stata un po' organizzata a mettere ancora del brodo, sarebbe venuto di un bel gusto, ma potremmo rovinare quella... Devono essere testimonianze reali, darete certamente spazio ai grandi ospiti, appunto, importanti, che si esibiscono e che danno il contributo allo spettacolo. Poi quello che noi potremo dire, noi diciamo le donne premiate, mi hai fatto appunto questo onore di volermi dare un riconoscimento in questo senso, quello che potremo dire sarà relativo, ma sarà un messaggio, spero, importante. Ti posso invitare a fare una cosa, ma forse ci avrai già pensato. Sai che c'è questa bellissima iniziativa del posto occupato per le donne vittime di femminicidio in ogni evento, ecco, non ce l'eravamo detto, non ne avevamo parlato. Non ci ho pensato io, ma l'associazione. Ma ovviamente, ci sarà un posto occupato che ricorda a tantissime. Un posto che sarebbe stato occupato magari appunto da Giordana, da Stefania, da tante donne siciliane che purtroppo di recente sono state assassinate. Da Francesca, è una ragazza di Augusta. Da Francesca, ecco. Purtroppo nomi ce ne sarebbero decine da fare. Ecco, quel posto le rappresenterà tutte, molto bello. Ma saranno quella sera tutti con noi. Quella sera saranno tutti con noi. Bravo, come bravo. Ogni giorno, sono con noi, perché sono donne anche che non si possono dimenticare, perché ognuna ha la loro storia particolare. Il messaggio più forte che stiamo lanciando quella sera è un messaggio istituzionale di legge. Perché quante volte queste donne lanciano l'allarme di stalking, spesso sono omicidi, di violenze annunciati. La macchina è molto lenta. Infatti quella sera ho voluto fortemente due procuratori della Repubblica, il comandante dei Carabinieri, il commissario della Polizia, proprio per far sì di portare avanti questa testimonianza, di velocizzare l'iter burocratico, lo chiamiamo così. Sì, perché ci sono varie tappe. La prima volta lo denunci, poi loro emettono un decreto per cui il marito, fidanzato, padre, insomma, stalker, o stalker comunque potrebbe anche essere un estraneo, appunto, deve starti lontano, non ti può telefonare. Però quando poi si presenta, o quando poi la donna stessa accetta di andare ad un appuntamento con un ex, come tante volte poi è successo, in realtà la donna deve sapere di essere protetta. Magari per cercare di salvare
quell'aria ma è un grande errore, un purtroppo grande errore. Cioè, quindi bisogna operare molto culturalmente sia sugli uomini che sulle anche donne, anche se io sono di un'altra veduta, cioè io sono della veduta che quella parte legale, io per me è superata. Io sono per la veduta di mandare il messaggio agli uomini. Bravo, appunto, di dire, appunto, di amare ancora di più la donna quando un amore finisce, perché ne sboccerà un altro, è come un fiore. Cioè, sboccerà un sì, altro ma è da amore, piccoli, da parte... Questa è una cosa che deve nascere dall'educazione in casa e dall'esempio materno anche e paterno. Scuole, anche se i padri scuole. Rispettano le madri, i figli rispetteranno le donne. Sì. Caro Marco, bisogna amare con le ali, come diceva Jimi Hendrix, con la sua experience Little Wing. Siamo di nuovo in onda su Globus Television, Globus Radio Station, con Aldo Messineo. Bentornati. Flaminia Belfiore. E Marco Bertoni. Enzo Stroscia è un ospite... graditissimo, un ospite importantissimo, una persona che la musica ce l'ha nel sangue, ce l'ha nel DNA, la trasmette, la trasferisce, la fa sentire. E con noi da Milano penso che Tullio d'Episcopo. Tullio, sei lì? Pronto? Ci ciao. Senti? Ciao Tullio! Sì, ciao a tutti! Come stai? Tutto bene, voi? Benissimo, com'è il tempo bene, a Milano? Sento, Mi sento bene? Com'è il tempo a Milano? Fa freddo, voglio. Fa freddo. Senti, noi abbiamo fatto una trasmissione che... Però siamo in viaggio, stiamo andando alla RAI, poi andiamo a Marina di Pietrasanta per l'allestimento del nuovo tour. E ora parleremo un po' con te di tante cose. Una delle cose più belle è anzitutto ricordare che tu sei stato a Catania più volte, anche a Zafferana, con un ospite importantissimo che parleremo dopo. Ma a Catania hai presentato, come in tanti altri posti importanti, hai presentato un libro che è parte, diciamo, un masterpiece della tua vita. Si chiama Tempo, la mia vita, e questo libro l'hai scritto per interpretare una parte delle tue, diciamo, delle tue vite musicali, delle partecipazioni. Tu sei nato a Napoli nel 1946 e hai anche una mamma siciliana. Quindi tu fai parte integrante del Regno delle Due Sicilie. La mamma, sì, è di Palermo. Di Palermo, sì. Più meridionale di me non c'è nessuno. E proprio di questo parlavamo. Tu hai fatto questo libro per dare una dedica alla tua stessa vita. Cos'è successo? No, praticamente questo è un libro che volevano i miei fans, i miei colleghi, i musicisti, per farmi raccontare aneddoti, cosa succedeva negli anni 70. Però, sai, noi siamo pigri, noi artisti. Lo stiamo inquadrando in questo momento. Non prendevamo mai la penna sì. tra le mani. E poi mi è successo una cosa... Un po' seria. Come succede nella vita, a rischio la mia vita. Avevo tenuto tutto nascosto, però avevo un gruppone che dovevo liberarmi. E allora incominciai a scrivere il libro per gridare a tutti quello che mi era successo. Era giusto che anche questo facesse parte del mio libro e della mia vita, insomma. Una sorta di liberazione, comunque un passo che dovevo fare. Ecco qua. Tu dici che è una vita che hai preso in prestito, racconti cosa c'è oltre la facciata, come se tu avessi lasciato la terra e sei poi ritornato per descrivere quello che hai visto. Certamente, certamente. Tempo, il nostro tempo, il nostro tempo è un tesoro prezioso, no? Certo. Che abbiamo. Noi siamo in grado di produrre tanti soldi, ma non possiamo allungare il nostro tempo. Senti, tra gli aneddoti del tuo libro ce n'è una che riguarda proprio il pezzo con cui ti abbiamo salutato all'inizio, che è proprio Andamento Lento, e si racconta che tu l'hai scritto mentre eri in tassi. Che è successo? Cioè, praticamente dovevamo consegnare il demo alla commissione di Sanremo, mancava un giorno. Non avevamo il testo, avevamo solo un testo maccheronico, finto inglese. Non avevamo un testo perché il mio produttore non si fidava a far scrivere a me il testo, quindi cercava
verso altri autori, ma non si riusciva a trovare il testo giusto. Mentre andavo all'appuntamento, perché era l'ultimo, gli ultimi due giorni che avevamo a disposizione, c'era un traffico tremendo. E io gli dissi al tassista: ma adesso come faccio ad arrivare dove devo andare? Qui c'è un appuntamento importante. Dice: che vuole? Che vuole? A Roma è tutto un andamento lento. È dato il brano. Eccolo lì. Bellissimo. E lì le scintille. Gli disse: allora guardi, facciamo una cosa, perché capì che era il momento giusto. Non vado più dove dobbiamo andare. Quanto vuole per portarmi a Napoli? Niente di meno. Bellissimo. E lui disse quattro piotte. Cosa sono le piotte? 400.000 lire. Va bene, accetto. E così è andata? E mentre andavamo a Napoli, sulla pontina, il mare, le onde, arrivati a Napoli, scrissi il testo di andamento lento. Sì, poi è stato un hit, un pezzo che chiaramente ha venduto in tutto il mondo. Sì. E senti una cosa. Io lo chiamerei santo andamento lento. Sì, santo tassista. Senti, mi ha un dato po'. La possibilità di comprare in contanti la casa che la mia famiglia si meritava. Niente di meno, eccolo lì, certo. Così è. Senti, tu hai suonato con tanti artisti, hai partecipato a session importanti, anche a un supergruppo, ma Lucio Battisti ti ricorda qualcosa? Astor Piazzolla, Chet Baker, Max Roach, Jerry Mulligan, e tu sei anche insegnante di batteria a Milano, alla NAM, alla scuola NAM, Nuova Audio, Music Media. Quindi tu sei, diciamo, un vulcano di eventi quotidiani. E allora, ma difatti, dicevo, e allora hai avuto la necessità di dedicare a tutti i tuoi fans, che sono tantissimi, qui ne hai quattro proprio sfegatati, di dedicare una trilogia. Tu, che sei stato chiamato cacciatore di suoni già dal 74, hai fatto questa trilogia che hai chiamato Trilogy 50, perché? È per i 50 anni della mia carriera. Sì, ma perché l'hai chiamato Trilogy 50? Proprio per andare a chiudere, oppure per dire adesso da questa riparto? Io comunque mi sento di ripartire da questo. Ecco, bravissimo. Volevamo sentirlo, guarda, che è importantissimo. Mi sento di ripartire da questo perché io ho avuto un grande miracolo nel 2012. Sì. Per me vedo un'altra vita, altre cose. Quando con Mario Bruno abbiamo pubblicato questa notizia, ci siamo intristiti parecchio, perché era una notizia che non ci piaceva moltissimo, però la tua rinascita, che poi abbiamo visto dal vivo, è stata importante. Ho voluto fare questa trilogia, questi tre CD dedicati ai 50 anni della mia carriera, ed è rivolto ai giovani. Infatti, bellissimo cofanetto, perché i giovani non hanno avuto la possibilità di ascoltare, di vivere gli anni 70, gli anni della musica. Pensate che ci sono dei brani in questa trilogia che non sono mai stati pubblicati in digitale. Quindi questa occasione è bellissima. Brani di come Gay Cavalier assieme a Richie Evans e Pino Daniele, sì. Brani come La Mina con un clarinetto di Lucio Dal, Gabbie, le sigle televisive che avevo fatto, insomma, tante belle cose. C'è il nostro caro Angelo di Lucio Battisti con Mina, con Fabrizio, sì. De André, con Franco Battiato, c'è anche una partecipazione di Billy Cobham. C'è Billy Cobham, beh, poi il CD3 strumentale, CD3 strumentale e jazz, musica jazz strumentale, la musica non soggetta a moda. Infatti, e non muore mai. Credo che il tuo cofanetto sia una masterpiece, una forma di enciclopedia di quello che è la musica vivente. Tu nel sottotitolo hai messo Musica senza padrone 1965-2015. Quindi sì. Chi vuole documentarsi di tutto quello che è successo deve avere assolutamente il tuo cofanetto. Ma c'è altro per sentire come si registrava senza, non c'era l'elettronica, quindi non facevamo uso del click, il sì. Metronome elettronico, il suono non era, il suono dei nostri strumenti non erano le grandi marche, ma la marca era nelle nostre mani,
Tu hai messo, voluto regalare ai tuoi fans e a tutto il mondo della persona musicale, e chi ama la musica lo capisce, tre brani inediti. Uno con Rocco Hunt, un tuo amico, si chiama Canto d'Oriente. Poi Funky Virus con Randy Brecker e Alda Rovatti, un bellissimo accoppiamento. E una cosa che poi a noi ci ha toccato parecchio, che è dedicata a Pino Daniele, con James Senese, Destino e Speranza. E di questo ti volevo chiedere qualcosa. Guarda, Destino e Speranza, cioè Pino doveva far parte di questo, di questa trilogia. Doveva scrivere la presentazione di questa trilogia e poi mi disse ti faccio una bella poesia. E quindi io volevo fare una dedica per lui. Il tuo fratello in blues. Una dedica discreta, capisci? Sì. Commossa dentro di me. Col saxo struggente di James Senese ho fatto assieme ai miei collaboratori Destino e Speranza. Il destino è la speranza di quella notte tremenda, di quel viaggio lungo. Ma tu ricordi un'altra cosa? Un'eternità. Di questo tuo fratello in blues, quando tu stavi male lui ti portò un rosario. Sì. Era l'unico che sapeva della mia malattia, perché io dovevo andare a suonare. Sì. Dovevo incominciare la tournée in tutto il mondo con Pino, ma non sapevo come dirlo, no? Allora dissi una bugia al figlio, che andava tutto bene, di continuare la promozione con mio nome, che dovevo fare un piccolo intervento, una fesseria. Lui lo disse a Pino, ti ha detto così? Non è vero, non ci ha creduto, perché la fesseria è una cosa da niente, tu gli non ti avrebbe detto niente, quello veniva a suonare con la febbre a 40. Sì. Prenotami il treno, andiamo a vedere a Milano che succede. E poi venne lì, piangendo si tolse dal collo questa coroncina finemente intrecciata, e disse vedrai che ti aiuterà Tullio questa, e me la mise al collo. Senti, e la porto sempre con me. Nel cofanetto tu fai un'introduzione mettendo un mantra, un pezzo di filosofia di vita, dici storta va, dritta vena. Cosa volevi dire? No, nel senso che non bisogna mai abbattersi. Non bisogna mai abbattersi, e con la positività anche le cose brutte riusciamo a portarle dritte, capite? Le cose storte, portarle sulla strada giusta, la strada della positività. La cosa più bella e girare la frittata, girare la negatività in positività. Bravo. Si può fare. In questo tuo cofanetto del si può fare c'è molta tristezza, molta amarezza, molta gioia e molta voglia di suonare, molta voglia di dare molta musica alle persone che ascoltano. E il tuo impegno lo hai anche esternato con tuo fratello, oltre il fratello di blues che era Pino, col tuo fratello che tra l'altro io non ci ho parlato, parlava sempre di te, che è James Senese. Sì. Lui dice che urla quando suona il sax. Chi te l'ha detto? Lo hai detto anche tu. Ecco. È un doloroso urlo. Allora, nel brano c'è questo urlo struggente, no? È importante perché lui ha sentito le note e si è immedesimato come se stessimo sul palco, ma eravamo in un piccolo studietto. Brano fatto alla prima, senza ripetere, perché non puoi ripetere quell'attimo. Faglio. Eccoci qua. Ci siamo, entusiasmati del tuo racconto. Incantati. Quasi incantati, diceva Marco Bertoni.
Perché in realtà è così, è un disco che bisogna avere nelle proprie collezioni perché fa parte della nostra, vero cara? Penso già a chi regalarlo per Natale, può essere un'ottima idea per Natale. Ma, adesso... Ma certo, non andate a comprarvi le solite cose, a gravato, profumino. Ah, perché poi ci sono dei nomi straordinari, c'è veramente tutto. C'è tutto, guarda. Perché lui è tutto, lui ha suonato con tutti e quindi il suo dramma, noi ci siamo salutati a Zafferana, è uno degli ultimi concerti che ho visto di Pino, un concerto bellissimo dove tu poi ti sei messo a fare il triangolino con, al centro della pista, è stata una cosa molto bella, abbiamo visto un po' di foto, la regia adesso ce le fa rivedere, eccolo lì la foto, quando tu facevi il terzetto con Pino alla chitarra e quel grandissimo altro artista inglese che era nel concerto. E si vedeva che tu, la tua voglia di percuotevi tutto praticamente. Ma guarda, Coppino non era solo amore, passione, ma era sangue. Ci univa il sangue, è una cosa di sangue. Senti una cosa e poi ti lasciamo alle tue faccende. È partito o partirà prestissimo, anzi già è partito mi pare come il disco il 13 novembre. Stiamo andando a montare lo spettacolo, cioè l'allestimento e le prove e debuttiamo giovedì 26 a Marina di Pietrasanta. Esatto, a Lucca. Il tour si chiama Tullio d'Episcopo and Friends, ritmo e passione, quindi hai condensato praticamente, ecco lo stiamo vedendo, e hai condensato tutto quello che sarà il concerto, poi farai tante tournée e il 16 dicembre sarai proprio qui con noi a Catania al Teatro Metropolitan. Saremo a Catania al Metropolitan. Sì, e quindi c'è... 17 a Palermo, con me suoneranno grandi artisti. La nuova compagnia di canto popolare, poi c'è Gioia Moroso, il grande, la new band che mi accompagna da 20 anni, insomma siamo i 16 musicisti sul palco. È un successo annunciato perché ovviamente ci sarà tanto di quel calore, tanto di quell'energia che si respirerà dal palco tutto quello che tu hai messo in tanti anni, proprio in questa tua trilogy, in questo tuo cinquantesimo. Quindi noi ti rivedremo in quella data, ci risentiremo, spero che tu possa essere ospite qui anche dal vivo, qui in televisione da noi. E... Regalate, per Natale regalate questa trilogia. Sarà il nostro tormentone che faremo. Davvero, è un'ottima idea. Però ricordiamoci che il miglior regalo che si può fare a qualcuno è il nostro tempo, che non ne avete mai. Vero. Noi ci porteremo addosso questo tuo invito perché... Ci tocca. Non ho tempo. Vai all'ospedale a trovare il nonno. Non ho tempo. Certo. E come regalate il nostro tempo. Come dicevano i Rolling Stones, il tempo deve essere dalla nostra parte. Time is on regaliamo il nostro tempo. Va bene, Tullio. Noi ti ringraziamo, ci salutiamo adesso. Grazie di averlo detto. Ci risentiremo prima del 16 e mi raccomando. Io vi do un abbraccio e vi ringrazio di avermi pensato. Tu sei sempre nei nostri cuori e Trilogy sarà nei nostri cassetti, questo è importante. Vi saluto tutti gli amici, fratelli siciliani. Grazie. Lo verrai a fare dal vivo qui da noi in Globus Television. Tanti saluti da Tullio d'Episcopo. Ciao. Molto molto emozionante. Assolutamente. Guarda che ha detto una cosa verissima. Una cosa verissima sul tempo, vero Marco? Regalate il vostro tempo. E stiamo parlando perché poi ci si pente di non averlo fatto quando poi è troppo tardi. Con una persona che è stato dall'altra parte, è ritornato. Esatto. Veramente ha avuto una gravissima e bruttissima malattia e lui era disperato. E forse quel crocifisso, quel rosario che gli ha regalato Pino Daniele si è immolato. Un passaggio. È stato un passaggio di energia, ma è un grande.
Io direi di passare a un altro brano, perché l'emozione è forte, e ascoltiamo... Stemperiamo con... Stemperiamo. Diciamo che quando io cercavo il ritmo, ascoltavo andamento lento. E questo è altro ritmo. Molta emozione, abbiamo avuto bisogno di riprendere l'energia, no? Anche la presenza di Tullio De Piscopo credo che abbia emozionato tutti. E ritengo, dallo studio di questo cofanetto che abbiamo visto, che... E da questa fratellanza che abbiamo proiettato e scritto su Globus Magazine con James Senese, che veramente lui si è collegato con, diceva, con Pino Daniele, con questo sax, facendo delle note che erano da urlo, e lui diceva appunto ha suonato da urlo, e quindi si trasporta nello strumento la sensazione, cioè quello che l'anima, l'energia diaframmatica ti porta, lo trasferisci nello strumento, lo strumento lo trasferisce a tutti, e questa è una famosa, come si dice, una famosa nota, no, che dà al pubblico. Ecco perché il pubblico si emoziona, perché riceve queste note. Che ne pensi, Marco? Come anche nella voce, no? L'interpretazione, certo. Aggiungi l'anima. Io sono rimasto colpito dal fatto di pensare positivo, nel senso affrontare in maniera positiva una tutto tempesta, quello che ci può succedere. Perché poi non riesci, pensando negativo, a fermarla. Cioè, il mondo va come deve andare. Tanto vale... Com'era la frase napoletana che ha inserito Di Piscopo? Allora, la frase che lui ha detto, che storta praticamente storta va, dritta bene. Sì, praticamente noi lo siamo sta frase, no? Prima o poi quella cosa che è storta dobbiamo raddrizzarla, no? Assolutamente sì. Io cerco di raddrizzare Aldo, ma... No, ma non ci pensare proprio. Nel succinto intervento di Tullio ha raccontato 70 anni di musica e certo. 70 anni di esperienza della vita. 50. No, nel senso 50 di musica, lui 50 ce n'ha di 70 carriera. Anni, 70 anni. Ma 70 di esperienza. Certo. Bravo, molto anche l'esperienza che ha raccontato lui. Di vita. Tullio è da zero a oggi, nel senso certo. Ha detto delle frasi, delle parole stupende. Bello. L'amore. Dobbiamo incominciare ad amare tutti. L'amore che ci sarà giorno 30 sera. Giorno 30, ridiamo questo appuntamento allora a Città della Notte. Che si trova? Tecnicamente a Melilli. Diciamo ad Augusta, tecnicamente. Città della Notte, giorno 30, questa bellissima serata organizzata appunto dal nostro Marco Bertoni con l'associazione per l'associazione antiviolenza Nesea, perché loro fanno sul territorio moltissimo, ovviamente, perché aiutano le donne che sono vittime di violenza, e ci saranno tantissimi ospiti. Presenta Salvo La Rosa, il mio amico e collega Salvo La Rosa, ma ci saranno ospiti. Io sono tra l'altro tra i premiati, ma insomma farò un intervento, non vorrei neanche dire premiata, ecco, sono fra gli ospiti. Non si tratta di un premio, perché non c'è sì, niente appunto, premiare. Sono, faccio parte, è un riconoscimento, ecco, riconoscimento sì, a tutte quelle persone che 365 giorni all'anno lavorano per la non violenza e che soprattutto con la propria vita, le proprie esperienze nel mondo dello spettacolo dà questo segnale della non violenza. Vogliamo fare qualche altro nome che ti aiuterà? Li ricordiamo, c'è Lucia Sardo, due attrici straordinarie, tante attrici, Lucia Sardo, Vital D'Andrea, Anna Maria Spina, la Criscuolo, che è stata Giovanna qui a Criscuolo. Fare promozione l'altra volta, Liliana Nigro, che è... No, processo delle belle arti, e poi le Malmaritate, perché Aldo vuole scoprire perché si sono il gruppo delle Malmaritate sono tra l'altro appunto così. Accompagnato Carmen Consoli, sono bravissime, fanno conosco. Ricerca su musica siciliana. Bravo. sono veramente molto molto brave. Ci sarà Aldo con noi, Aldo Messineo, sì ci sarà sicuramente un ospite mancherò. Di riguardo internazionale, che è un tenore, Marcello Giordani, che è uno dei più grandi tenori che abbiamo in Italia, ma anche al mondo, un grande sì. Riconoscimento. Però diciamo che giorni, lui è di casa al Madison Square Garden. A New York, grande successo, e ogni volta è una standing ovation. Allora io non canto, va come bene? Si dice, no. Visto che c'è no. Lui. Visto che c'è lui, io non ce la canterò. Risparmiamo questa. No, tu porterai il couscous, porterai. Ce la risparmiamo. E poi... Ma tante esibizioni di spettacolo, no? Anche diciamo poi, sì, diciamo che gli amici artisti
cioè, capendo, hanno un po' succinto il proprio intervento, mettendo su quella parte di spettacolo un po' stretta per far sì che tutti, la gente soprattutto che viene a vedere lo spettacolo, ci mettiamo dalla parte, sì, di chi acquista questo ticket che va in beneficenza, di vedere una serata che dà un manifesto, quello della non violenza, e soprattutto di godere di uno spettacolo puro. Ognuno ha voluto dare un contributo per la propria arte, per la propria, sì, scienza. Ci saranno anche tanti altri enti, ci sarà anche la presenza nostra, ci sarà Globus Television, Globus Magazine sarà lì in massa, e soprattutto ci sarà la Nesea. È un altro amico che abbiamo dimenticato. Eh sì, è Enrico Guarneri. No, ho detto Aurora, oltre a Enrico Guarneri ci sarà Enrico... anche... E insieme con Salvatore Rosa e Elisa Lisitano a condurre. Io devo affiancare una figura femminile a quella serata. Ho voluto scegliere una ragazza di Augusta, anche perché siamo sul territorio, una ragazza che sta pian piano facendo le ossa, diciamo, nel campo della presentazione. Guarda Aldo come sta sorridendo. Io no, ma sai perché rido? Perché sorrido più che altro. Che quando viene presentato, vai davanti a una locandina e ti presentano un cast, e quando conosci il 60-70% delle persone che fanno parte di quel cast, cioè ti inorgoglisce, perché dal 2004 sono nato anch'io artisticamente, tra virgolette, la prima apparizione in TV, mi ricordo con Ruggero, però piano piano costruisci, io non sono stato una locomotiva, ho avuto dei picchi, delle situazioni molto... molto carine, però mi accorgo anche di questo. Oggi per esempio parliamo con Vitalba, che era da Cibona Corsi, ecco, pure io in quel teatro ho dato la mia presenza. Ci ti senti parte, mi insomma, sento di parte questo... in causa. Beh, giusto, sì, infatti il suo nome è stato Aldo, oppure cioè, io messo quando, c'ero pure io. Quando io nel 2004 mi hanno presentato Flaminia, e poi pensavo che c'eri pure tu. Io quando arriverò a sentire signori e signori Aldo Messineo detto da Flaminia, cioè, sì, ma non lo dirò finirò quella la sera, mia carriera. Quindi ancora deve avvenire. No, ma poi ho cosa. Pensato una cosa, le due puntate di Azzurro. In certo senso sì. Bene o male. Sei stato mio ospite. Assolutamente. E chi è che non è stato ospite di Flaminia per Azzurro? È vero, è vero. Questa Azzurro, bellissima trasmissione del pomeriggio che andava... Sì, in onda da Antenna delle Sicilie. Remember. Ormai parliamo del passato, strapassato, remoto. A conclusione della serata volevo dire che ci sono tantissimi artisti e amici anche in platea che quella sera sono con noi. Salvo tecnicamente mi ha chiesto, Marco, tecnicamente sul palco deve portare qualcuno queste targhe, queste pergamene agli artisti che diamo questo riconoscimento? E mi è venuta l'idea, ho coinvolto una ragazza che mi ha detto subito sì, che Greta siciliana Bertone, che è Miss Europa 2015, che è siciliana, uh-huh. Greta Bertone, così, che sarà anche con noi quella sera a fare da valletta. Le bellezze saranno da vendere quella sera, proprio ce ne sarà per tutti, ma noi dobbiamo salutarci. Ci saluta, sì, Aldo Messineo. Aldo Messineo ci saluta. Il mio specchio, il mio amico. Allora io ringrazio il convegno, la bella amicizia con Marco Bertoni e la gioia di avere rivisto. Ci rivediamo Flaminia, giorno 30. E poi si vedrà. Abbiamo un appuntamento. Abbiamo un appuntamento. Ci vediamo, ma non solo con te, io lo voglio rinnovare a tutti. Certo. Giorno 30, allora, Città della Notte, Meriglia Augusta, per l'associazione Nesea, con Marco Bertoni, con Salvo Rosa, con Enrico Guarneri, Marcello Giordani, con tantissimi ospiti. Questa, Noi con le donne 2015. Non abbiamo detto mai il titolo di questa serata. Noi con le donne. L'abbiamo visto e ci saluta anche Marco Bertoni. E Nesea, anche l'associazione Nesea, porto i saluti dell'associazione. Grazie a Radio Globus Station. Sì, grazie a voi, grazie a Enzo. Globus Television, Globus Radio Station, Enzo Stroscio per tutti. Ciao. 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 Caffè, scarpe e buone note. Associazione Avvenincuore.